Grazie ad Alessandro Santarone per avermi invitato, al Presidente della Fondazione. Posso vedere la prima diapositiva? Ok. Io oggi cercherò di fornirvi un riassunto di due grossi progetti di ricerca che io ho avuto la fortuna di coordinare in questi anni. Il secondo che vedrete, al secondo hanno partecipato attivamente alcuni colleghi ed amici presenti in sala. Il primo progetto è un progetto europeo, il progetto EUVIRMET, che io ed altri colleghi mettemmo in piedi alcuni anni fa. È l'unico progetto europeo mai realizzato nel campo della psichiatria forense, che, ed io appunto ne sono stato l'ispiratore, diciamo il coordinatore. Come vedete vi hanno partecipato Austria, Belgio, Italia, Germania, Polonia e Regno Unito. Qui vedete... il primo obiettivo del progetto era quello di comporre una mappatura dei servizi di psichiatria forense nei 27 paesi, all'epoca erano 28, c'era anche il Regno Unito, che fanno parte dell'Unione Europea. Per fare questa mappatura noi abbiamo contattato 27 esperti di psichiatria forense, in alcuni casi più di un esperto per paese, e abbiamo inviato a questi qui un questionario molto lungo di oltre 30 pagine in cui chiedevamo informazioni molto dettagliate sia di tipo quantitativo, numero di posti letto, numero di persone detenute per motivi appunto giudiziari e ritenute affette da disturbi mentali, numero di verdetti di incapacità di intendere e volere, eccetera, eccetera. Il primo risultato che abbiamo conseguito lo vedete in questa diapositiva, l'Italia è qui l'ultima a destra, l'Italia ha il più basso numero di posti letto psichiatrici forensi di tutti i paesi da noi consultati. Vedete che per esempio il Belgio e la Germania hanno un numero di posti letto psichiatrico forensi che è astronomicamente superiore a quello di altri paesi ed in particolare dell'Italia. Questo invece, questo grafico tratto, come vedete in alto a destra, dall'Eurostat, che è l'Istat europeo, presenta il numero di posti letto per 100.000 abitanti in tutti i paesi dell'Unione Europea, sono dati ufficiali molto recenti e ancora una volta, come vedete, l'Italia è il, virgolette, fanalino di coda, ha il più basso numero di posti letto psichiatrici, compresi ovviamente quelli residenziali, quindi per esempio sono compresi anche i posti letto presenti in questa struttura. Ora, questa diapositiva e anche quella di prima dovrebbero far riflettere perché per esempio in Italia, come sanno i miei colleghi Massimo Clerici, Giobbio, Alessandro Santarone, eccetera, in Italia ci sono molti colleghi e colleghe che di fronte a una diapositiva del genere stapperebbero bottiglie di champagne ritenendo che questa è una dimostrazione del grande trionfo dell'Italia in campo psichiatrico. In realtà è un'interpretazione assolutamente fallace di questi dati perché poiché non c'è nessun dato, nessuna evidenza che dimostra che in Italia il decorso e l'esito di persone affette da disturbi mentali sia migliore, cioè più positivo rispetto a quanto accade negli altri paesi, questa diapositiva va interpretata in maniera ben diversa, ossia la mancanza di posti letto assistenziali significa semplicemente che il baricentro del carico assistenziale dei pazienti che non trovano supporto in strutture istituzionali grava su chi? Sulle famiglie. Ovviamente, perché se i pazienti hanno bisogno di supporto, di assistenza, eccetera, eccetera, qualcuno dovrà pur darglielo e ovviamente glielo danno le famiglie. In particolare va notato che i cosiddetti progressisti che ritengono questi dati un grande trionfo della psichiatria italiana dimenticano che per esempio nel sud Italia, dove i servizi di salute mentale sono particolarmente deboli,
Il peso assistenziale grava in maniera massiva sulle famiglie grazie a che cosa? Alla elevatissima disoccupazione femminile che fa sì che le donne nel sud si occupino dell'assistenza di persone come i nostri pazienti o anche come anziani affetti da malattie dementigene o da disabili di altro tipo che invece altrove sono assistiti da servizi assistenziali. Questo dato invece riporta, da noi ottenuto sempre nella mappatura che vi dicevo, riporta il numero di verdetti sempre per 100.000 abitanti che abbiamo ottenuto da 15 paesi e vedete che anche qui c'è una enorme diversità. Questi sono dati standardizzati per 100.000 persone, c'è una enorme diversità nel numero di verdetti giudiziari in cui un autore di reato è riconosciuto come non imputabile a causa di un disturbo mentale. Ora, la cosa interessante è che noi abbiamo fatto una correlazione tra il numero di posti letto forensi e il numero di verdetti di tipo psichiatrico forense, perché uno avrebbe potuto ipotizzare laddove ci sono molti posti letto psichiatrici forensi ci si può aspettare un elevato numero di verdetti che portano persone negli ospedali psichiatrici giudiziari. In realtà non è così, perché come vedete il coefficiente di correlazione è addirittura di 0,026, significa che non c'è alcuna correlazione tra posti letto psichiatrici forensi e numero di verdetti che riguardano la psichiatria giudiziaria. Non c'è nemmeno alcuna correlazione tra posti letto psichiatrici generali e posti letto psichiatrici forensi. Quindi non è vero che laddove ci sono molti posti letti psichiatrici forensi ci sono necessariamente anche molti posti letti psichiatrici generali e viceversa. E questi due settori sembrano procedere in maniera totalmente indipendente l'una dall'altra. Quindi già questa mappatura dei servizi, che fino ad oggi non era mai stata fatta, secondo me fornisce degli elementi interessanti per chi vuole occuparsi di questo problema. Oltre l'80%, in alcuni casi il 90% delle persone detenute in strutture psichiatriche forensi sono di sesso maschile, il che non deve meravigliare perché i tre principali cosiddetti fattori statici, cioè non modificabili, che configurano un maggiore rischio di violenza sono il sesso maschile, l'età giovanile e una precedente storia di violenza. Quindi questo fatto era atteso. Solo da pochi paesi siamo riusciti a ottenere dati sulla durata delle degenze in strutture forensi e vedete che nella maggior parte dei paesi oscilla tra i 2 anni e mezzo ed i 4 anni, con solo l'eccezione della Croazia in cui le degenze duravano molto di più e c'è stato poi un declino negli ultimi anni. Abbiamo poi fatto 2 revisioni sistematiche della letteratura per valutare quali fossero le ricerche condotte in setting specifici di psichiatria forense, per valutare quali fossero i trattamenti farmacologici e i trattamenti non farmacologici più efficaci. In realtà il principale risultato che abbiamo trovato è che pochissime ricerche sono state condotte in questi setting, anche perché chiaramente sono setting particolarmente difficili in cui entrare e organizzare una ricerca. Posso solo dirvi che per quanto riguarda i trattamenti farmacologici è emerso ancora una volta un dato che dovrebbe essere ben presente per tutti i clinici che hanno a che fare con pazienti con rischio di violenza, e cioè la clozapina è sicuramente il farmaco di prima scelta per il trattamento dei pazienti con rischio di violenza e dovrebbe essere usato tutte le volte che c'è un significativo rischio di violenza, anche se ovviamente la gestione della clozapina è molto più problematica rispetto ad altri farmaci antipsicotici, però è una cosa che andrebbe sicuramente fatta. Passiamo ora invece allo studio sul campo.
Il primo studio che noi abbiamo fatto è uno studio caso controllo. Quando si parla con molti colleghi e colleghe medici di studi caso controllo c'è sempre molta confusione, perché molti pensano che uno studio caso controllo significa reclutare dei pazienti casi e dei controlli, per esempio controlli sani. Non è così, perché uno studio caso controllo, come vedete da questa diapositiva, in pratica è uno studio in cui si parte dagli esiti, ossia, per farvi un esempio molto chiaro, come è stato scoperto che il fumo è il principale fattore di rischio del tumore del polmone. Sono stati presi, faccio un esempio, 100 persone che avevano l'esito di nostro interesse, ossia ammalati di tumore del polmone, e 100 persone della stessa età e sesso che non avevano il tumore al polmone. A questo punto si è andati all'indietro, quindi sono studi che hanno un disegno retrospettivo, per vedere quali caratteristiche di vita, oltre che biologiche, differenziassero quelli che avevano l'esito, i casi, dai controlli. E che cosa è emerso? È emerso che i casi avevano una lunga storia di uso di sigarette, di tabagismo. Allo stesso modo, noi siamo partiti da casi, pazienti che avevano commesso gravi gesti di violenza, omicidi, tentati omicidi, eccetera, quindi l'esito era gesto di violenza, pazienti, anche loro con diagnosi di disturbio dello spettro schizofrenico, appaiati per età e sesso, che non avevano mai commesso un gesto di violenza nella loro vita. Quindi i casi violenti, esito, violenza, i controlli, esito, mai violenti, e siamo andati all'indietro per cercare di capire cosa differenziasse gli uni dall'altro. Questo che vedete è il principale lavoro che è stato pubblicato in un'importante rivista internazionale. Quindi in pratica noi volevamo valutare i fattori di rischio associati alla violenza interpersonale e valutare la psicopatologia dei pazienti forensi. Quindi questa diapositiva ripropone quello che vi ho già detto, che si parte dall'esito e si va all'indietro. Abbiamo analizzato 221 pazienti forensi in 5 paesi con una, ripeto, storia di gravi comportamenti violenti, comparati a pazienti con la stessa diagnosi, disturbi dello spettro schizofrenico, mai violenti. 177 pazienti. Va considerata una cosa, lo studio sperimentale è stato realizzato durante il Covid, quindi potete immaginare che alle difficoltà già di per sé esistenti dell'entrare in strutture forensi in 5 paesi dopo aver battagliato per mesi con comitati etici eccetera per avere il permesso, a ciò si aggiungevano le restrizioni del Covid. Quindi per esempio noi non siamo riusciti a reclutare tutti i pazienti di controllo, perché c'erano delle restrizioni nelle strutture psichiatriche ordinarie che hanno reso più difficile questo reclutamento. Comunque, che è successo? Ok. Qui vedete un veloce confronto dei casi e dei controlli nei vari paesi. Scusate un attimo, ok. Come vedete avevano tutti quanti più o meno la stessa scolarità, ovviamente come era atteso la stragrande maggioranza erano single, e più o meno circa la metà aveva una storia di lavoro come operai non qualificati. Il primo risultato di grande importanza, anche di grande rilevanza per le possibili implicazioni di tipo assistenziale, soprattutto preventivo, è che i pazienti forensi avevano una storia di esposizione a episodi di abuso infantile, che significava sia assistere a gesti di violenza in famiglia, sia
essere vittima di gesti di violenza in famiglia e anche fuori dalla famiglia, maggiore dei casi. Quindi la prima implicazione che si trae da questi dati è che l'esposizione a episodi di abuso infantile, parliamo di abuso fisico oltre che ovviamente sessuale laddove presente, l'esposizione a episodi di abuso fisico in età infantile è un fattore di rischio comune a tutti i disturbi mentali, e quindi interventi di tipo preventivo che cerchino di prevenire o limitare l'esposizione a episodi di abuso infantile ha sicuramente un effetto protettivo rispetto alla psicopatologia in età adulta, e in questo caso per esempio rispetto a una caratteristica particolare della psicopatologia in età adulta, cioè il rischio di violenza. Come vedete, avevano pazienti forensi e i controlli più o meno la stessa media di durata di malattia, circa 13 anni. Con nostra sorpresa abbiamo trovato che la proporzione di pazienti forensi e non forensi con una storia nella vita di abuso di sostanze o di alcol era la stessa. 3 pazienti su 4 avevano una storia di abuso di sostanze o di alcol, sia tra i forensi che tra i non forensi. Il che ovviamente che cosa significa? Che l'abuso di alcol e di sostanze, che è il più importante fattore di rischio cosiddetto dinamico, cioè modificabile per l'uso di violenza, è un importante fattore di rischio, ma non è una condizione necessaria, indispensabile per commettere un grave gesto di violenza. I pazienti sono stati tutti quanti valutati con uno strumento standardizzato per essere certi che la valutazione della psicopatologia fosse la stessa. La PANS, qui non si vede bene, comunque la PANS è il più importante strumento internazionale per valutare la psicopatologia di persone con disturbi dello spettro schizofrenico. Ora voi qui vedete, i pazienti forensi avevano un punteggio alla PANS che era identico a quello dei pazienti mai violenti. Che cosa vuol dire questo dato? I nostri pazienti forensi avevano una media di permanenza nelle strutture forensi, questi 221, di 4 anni. Ovviamente in una struttura psichiatrica forense il trattamento è garantito, quindi questo dato significa che laddove il trattamento è garantito, un paziente con un disturbo dello spettro schizofrenico presenta lo stesso livello di psicopatologia di un paziente che non ha mai commesso gesti di violenza. Quindi questo dato è una dimostrazione indiretta ma molto potente del fatto che il trattamento è efficace. Infatti pensate che in questo articolo, che ha analizzato quasi 20.000 pazienti con disturbo dello spettro schizofrenico che entravano in dei trial per testare nuovi farmaci antipsicotici, il punteggio alla PANS, il punteggio significa quanto più è alto il punteggio maggiore è la psicopatologia, il punteggio alla PANS era molto maggiore, 92, rispetto a 68 dei nostri pazienti. Questi erano pazienti non ancora trattati, quindi significa che il trattamento è efficace. Ma il problema dov'è? Il problema è qui. Il problema è che l'88% dei pazienti erano in trattamento teorico con farmaci antipsicotici, ma l'86%, quindi quasi 9 pazienti su 10, pur essendo ufficialmente in trattamento, non erano aderenti al trattamento. Quindi non prendevano i farmaci, non si presentavano alle visite, eccetera, eccetera. Qui sta il vero problema della psichiatria forense, ossia come fare in modo che pazienti gravi in trattamento rimangano in trattamento. Perché se i pazienti, come avete visto dalla diapositiva precedente,
osservano il trattamento, la psicopatologia è molto ben controllata. Se i pazienti non rispettano il trattamento, la conseguenza è, per esempio, la possibilità di un gesto di violenza. Qui vedete la composizione del campione forense: il 30% aveva commesso un omicidio, il 18% un tentato omicidio, quindi uno su due aveva commesso un grave atto di violenza, in alcuni casi omicidi plurimi, e il 42% gravi gesti di violenza. In circa la metà dei casi le vittime erano membri della famiglia, quindi anche qui c'è una implicazione assistenziale importante. Se un paziente ha una storia di comportamenti violenti e c'è un rischio di violenza, bisogna in un qualche modo coinvolgere e rendere i familiari consapevoli del fatto che loro potrebbero essere un target primario del comportamento violento. E vedete che un altro dato importante è che circa una vittima su quattro del gesto di violenza era una persona completamente sconosciuta al paziente. Quindi le prime conclusioni della parte più importante del progetto dello studio di caso controllo sono che la gravità della psicopatologia è simile in pazienti forensi e non forensi, ma ovviamente, come dice la diapositiva, questo non vale per il momento in cui la persona ha commesso il gesto di violenza, in cui noi ovviamente non l'abbiamo valutata. I casi forensi avevano più spesso una doppia diagnosi di disturbo di personalità, oltre alla diagnosi primaria di disturbo dello spettro schizofrenico. La maggior parte dei pazienti erano in trattamento ma non aderivano al trattamento, l'abuso di sostanze era ugualmente presente. I membri della famiglia sono il più frequente oggetto della violenza e i pazienti forensi sono stati esposti a molti episodi di abuso infantile. Abbiamo studiato la cognizione, voi sapete che nei disturbi psicotici è ampiamente dimostrato che ci sono dei deficit cognitivi, ora non entro nel dettaglio, comunque è stata fatta una valutazione molto sofisticata con questo strumento standardizzato che si chiama BACS, che vedete queste sono le aree che valuta. Abbiamo pubblicato in una rivista molto importante i risultati di questo studio e abbiamo anche comparato la cosiddetta social cognition, cioè la cognizione sociale, per esempio la capacità di un paziente di riconoscere, di inferire le emozioni guardando delle fotografie di espressioni facciali. In pratica vi dico che tra i pazienti, vi sintetizzo che tra i pazienti forensi e i non forensi l'unica area che era significativamente differente era quella valutata da questo strumento, da questa sezione della BACS, il Symbol Coding Task, che praticamente valuta la velocità di processazione delle informazioni. Abbiamo somministrato ai pazienti forensi e ai casi questo strumento, che è il più importante strumento internazionale per valutare la capacità di un paziente di qualsiasi tipo di dare il consenso al trattamento, ma non solo psichiatrico, anche chirurgico, a un trapianto, eccetera, eccetera. Questo è lo strumento che esiste anche in lingua italiana. Qui vedete i risultati, ve li sintetizzo, non c'erano grosse differenze nella capacità dei forensi e dei non forensi di dare il proprio consenso al trattamento, quindi l'implicazione assistenziale è che i pazienti forensi dovrebbero essere molto attivamente coinvolti e consultati nella gestione del trattamento che li riguarda. Va bene. Abbiamo valutato poi con la Camberwell Assessment of Needs i bisogni dei pazienti, sia i cosiddetti bisogni soddisfatti che i bisogni non soddisfatti, e vedete che tra i cosiddetti bisogni non soddisfatti valutati dai pazienti e valutati da un membro dello staff, vedete che c'era un basso livello di concordanza, cioè
quello che i pazienti pensavano circa i propri bisogni di vario tipo non soddisfatti era diverso da quello che pensavano i membri dello staff, e ovviamente la cosa è anche comprensibile. Abbiamo poi solo nei pazienti forensi fatto anche una parte di studio prospettico. In pratica a questi pazienti è stato somministrato al tempo zero questo strumento che voi vedete, che è l'HCR20 versione 3. Questo strumento è oggi lo strumento più accreditato a livello internazionale per predire il rischio di violenza in un paziente psichiatrico. In paesi, consentitemi di dirlo, più civili del nostro, almeno in questo settore della psichiatria forense, come il Regno Unito, è obbligatorio per qualsiasi paziente forense essere sottoposto ad una valutazione con l'HCR. Il giorno in cui il perito viene chiamato in tribunale a discutere del caso, a differenza di quello che accade in Italia, in cui accadono cose strane, posso per esempio citarvi un caso che è accaduto a me personalmente pochi anni fa, 2 o 3 anni fa, proprio qui vicino al tribunale di Monza, fui chiamato dal giudice a fare una perizia ad un autore di reato, un giovane con un grave disturbo delirante, purtroppo non trattato per 2 anni e mezzo, che aveva, a causa del disturbo, ucciso 3 persone e altre 5 si erano salvate per puro caso, il suo obiettivo era di ucciderne 8. Io ho valutato questa persona con gli strumenti con cui si valutano pazienti che hanno un disturbo dello spettro schizofrenico, quindi SCID, PANS, eccetera. Posso dirvi che il perito del pubblico ministero, che voleva a tutti i costi considerare il paziente come semi-infermo di mente e condannarlo all'ergastolo, nella sua perizia era allegato per esempio il test di Rorschach. Quando il giudice mi chiese, dottore, ma lei che cosa pensa di questo test che è stato somministrato dal perito del pubblico ministero, eccetera, io risposi obiettivamente in maniera sincera, dissi, ma guardi, signor giudice, francamente tra il test di Rorschach che è stato utilizzato e un oroscopo che si può leggere su un quotidiano ogni giorno non c'è molta differenza, quindi non so, se lei ritiene che un oroscopo sia utile per valutare, per predire quello che farà questa persona in futuro, eccetera, va bene anche il test di Rorschach, se vogliamo fare una valutazione psicopatologica allora dobbiamo parlare di altro. In Inghilterra il perito discute con il giudice unicamente di quello che emerge dalla somministrazione dell'HCR e dalle sue ripetute somministrazioni, cioè se il giudice dice benissimo voglio rivalutare il paziente tra 3 mesi, il collega ritorna dopo tre mesi in tribunale e gli riporta il nuovo HCR. Noi abbiamo somministrato al baseline l'HCR, dopodiché ogni 15 giorni noi abbiamo somministrato il MOAS, e tra un minuto voi vedete che cos'è il MOAS, è un questionario molto semplice che consente di valutare i comportamenti violenti negli ultimi 7 o 15 giorni di una persona, non necessariamente di un paziente, anche di uno dei presenti, a cominciare dal sottoscritto, e valuta violenza verbale, violenza contro gli oggetti, violenza contro se stessi, cioè comportamenti autolesivi, e violenza contro le persone. Quindi noi abbiamo con l'HCR fatto una valutazione di predizione per il futuro e poi abbiamo visto che cosa succedeva nei futuri 6 mesi e nei 12 mesi. E voi qui vedete che cosa è accaduto. I pazienti che avevano un punteggio all'HCR più elevato, 27, vedete? 27,
sono quelli che hanno commesso più gesti di violenza nei 6 mesi successivi rispetto ai pazienti che avevano un punteggio all'HCR più basso. Quindi l'HCR si è dimostrato come uno strumento, ovviamente da prendere con molta cautela, comunque in grado di predire con una buona approssimazione il rischio di violenza in un paziente affetto da disturbi mentali. È la prima volta che è stato fatto questo in una struttura psichiatrica forense e questo studio naturalmente non sarebbe stato possibile senza una presenza attiva e fondamentale di tutte le persone che qui vedete. Vorrei citare anche il fatto che l'Università di Milano Bicocca, e segnatamente la clinica psichiatrica egregiamente rappresentata dal mio amico professor Clerici, era partner ufficiale del progetto, e questi sono tutti gli altri colleghi che hanno partecipato. Ora vi presento invece quello che è stato un po' il padre dell'EU Viormed, infatti si chiama Viormed. Questo è uno studio finanziato dalla Regione Lombardia che facemmo prima dell'EU Viormed, in cui praticamente noi volevamo valutare le caratteristiche sociodemografiche e cliniche di un campione di pazienti residenziali e ambulatoriali in trattamento in varie strutture della Regione Lombardia, quindi per esempio varie strutture del Fate Bene Fratelli, compreso il Fate Bene Fratelli di Cernusco sul Naviglio e di Colombano all'Ambro, diretto egregiamente dal mio amico dottor Giobbio, e 4 dipartimenti di salute mentale, tra cui ancora una volta quello di Monza. Abbiamo pubblicato molti lavori. Come era organizzato questo studio? È lo studio più intensivo mai fatto a livello internazionale con un disegno cosiddetto prospettico. Cioè noi abbiamo reclutato questi pazienti, dopodiché per un anno ogni 15 giorni noi abbiamo chiesto, nel caso dei pazienti residenziali, a un membro dello staff, nel caso dei pazienti ambulatoriali o a un membro dello staff curante che conosceva bene il paziente oppure ad un familiare, in alcuni casi a tutti e due, abbiamo chiesto se il paziente avesse commesso dei gesti di violenza valutato con questo MOAS nei 15 giorni precedenti, va bene? La nostra ipotesi di partenza era verificare se pazienti che hanno una storia di violenza, una storia di violenza è il più forte fattore cosiddetto statico, cioè non modificabile, di rischio per futuri episodi di violenza, effettivamente presentassero, esibissero più comportamenti violenti rispetto a pazienti della stessa età, stesso sesso, stessa diagnosi, mai violenti. Qui vedete tutti gli strumenti che sono stati somministrati. Vi posso solo dire che ogni paziente ha avuto una valutazione che è durata in media circa 8 ore, quindi capite bene che siamo situati su pianeti molto diversi dal Rorschach e da oroscopi di vario tipo. Qui voi vedete nei pazienti valutati durante un anno, voi vedete il punteggio medio alla MOAS indicato in rosso dei pazienti che avevano una storia di violenza comparato, indicato in verde, ai pazienti che non avevano mai commesso una storia di violenza. Quindi si è dimostrato che effettivamente avere una storia di violenza è un fattore di rischio per una successiva storia di violenza. Naturalmente questo dato vale per i nostri pazienti, ma ad esempio, consentitemi una digressione, un dato del genere è un dato che va estrapolato in maniera più ampia, ad esempio se parliamo del problema violenza contro le donne. È evidente che una storia di violenza precedente in una donna che è stata vittima di violenza, una storia di violenza da parte del coniuge o del partner che ha già commesso atti di violenza, è un fattore di rischio molto forte
per la futura violenza. Abbiamo valutato, qui vi sintetizzo i risultati, abbiamo valutato il rischio di violenza in pazienti che avevano una storia solo passata di abuso di alcol e di sostanze, pazienti che non avevano mai usato alcol e sostanze e pazienti che invece continuavano a fare uso di alcol e di sostanze. Come vedete, il punteggio alla MOAS era molto più elevato in pazienti che continuavano a fare uso di alcol e di sostanze. Quindi si è dimostrato ancora una volta che l'uso di alcol e di sostanze, fattore dinamico, quindi modificabile, è un primario fattore di rischio per i gesti di violenza. E per esempio, vi posso, sempre ritornando alla digressione di prima, ci sono tre recentissime meta-analisi che dimostrano in maniera assolutamente chiara che la stragrande maggioranza degli autori di violenza contro le donne soffrono o di disturbi mentali o di disturbi da abuso di alcol e di sostanze. L'implicazione legislativa che dovrebbe venire da questo dato, e che finora in Italia a nessuno è venuto in mente di tirar fuori, è che non bastano le sole misure giudiziarie se vogliamo realmente interrompere o ridurre il rischio di violenza. Molti dei violenti contro le donne dovrebbero essere curati oltre che controllati, ok? Abbiamo poi voluto vedere se la presenza di comportamenti suicidiari in passati rappresentasse un fattore di rischio per i comportamenti violenti contro le persone. E qui vedete i risultati. Pazienti che avevano una storia di comportamenti autolesivi erano anche a maggiore rischio di comportamenti eterolesivi. I pazienti prendevano un gran numero di farmaci, il 50% prendeva più di tre farmaci. Noi abbiamo trovato che pazienti che prendevano la clozapina, indicati dalla linea nera, anche se avevano una storia di violenza, esibivano nell'anno di follow-up un rischio di violenza minore, anche se comparati ai pazienti mai violenti nella loro vita. Quindi l'implicazione assistenziale molto importante di questo dato è che tutti i pazienti ad alto rischio di violenza dovrebbero essere primariamente trattati con la clozapina, punto. Nessun altro farmaco, ma clozapina sì, anche se pone dei problemi di gestione peraltro risolvibili. Molti pazienti del nostro campione avevano una diagnosi di disturbi di personalità. E questi comparati a quelli con una diagnosi di disturbi dello spettro schizofrenico avevano un rischio di comportamenti violenti addirittura spesso molto maggiore. Ancora una volta l'implicazione assistenziale è che i dipartimenti di salute mentale dovrebbero essere più attrezzati per trattare questi pazienti. Ricordo che in questo momento non esiste un solo farmaco, uno, approvato da FDA, EMA e AIFA per il trattamento di pazienti con disturbi di personalità. Quindi è un campo grigio, ma questi pazienti spesso pongono dei problemi molto grossi di gestione, come i miei amici che dirigono dipartimenti di salute mentale ben sanno. Quindi i dipartimenti di salute mentale dovrebbero essere in grado di trattare pazienti e avere, ancora una volta è indispensabile citare tutti quelli che hanno reso possibile questo studio, sono molti, li vedete tutti quanti qui, e finisco con
con questa diapositiva. Questo articolo che voi qui vedete molto malamente è stato pubblicato pochi mesi fa su una delle tre riviste più importanti di psichiatria del mondo, JAMA Psychiatry. È la più grossa meta-analisi mai fatta per valutare il rischio di violenza in persone con disturbi dello spettro schizofrenico. Uno dei tre autori è Sina Fazel, che è sicuramente uno dei più autorevoli psichiatri forensi europei, professore a Oxford. Il risultato di questa meta-analisi è molto semplice. C'è un rischio rilevante di comportamenti violenti in pazienti con disturbi dello spettro schizofrenico comparati a persone della stessa età e dello stesso sesso che non hanno un disturbo dello spettro schizofrenico. Ora, naturalmente, il commento che io faccio quando presento questa diapositiva è il seguente: questa è una verità per noi psichiatri e psichiatre, è una verità molto sgradevole. E però io la domanda che faccio ai colleghi e alle colleghe che non credono, al pari di quegli sciagurati medici che non credevano, non credono all'efficacia del vaccino, che non credono in questi risultati, io dico: ma scusate, fino a prova contraria, a me risulta che la medicina si occupi di verità sgradevoli, perché non mi risulta che avere un glioma o un tumore del pancreas o una sclerosi laterale amiotrofica sia una verità gradevole per il paziente e per i suoi familiari. È una verità sgradevole, ma è una verità e dobbiamo fare i conti con essa. E dobbiamo farci i conti in maniera intelligente. Allora, da questa meta-analisi emerge che l'odds ratio, e ora vi dico che cosa significa, l'odds ratio, il rischio di violenza in una persona con un disturbo dello spettro schizofrenico comparato ad una persona della stessa età e sesso che non ha una diagnosi di disturbo dello spettro schizofrenico è pari a 3, anzi più di 3, 3,4. Significa un aumento del rischio del 340%. È la verità. È una meta-analisi che ha compreso decine di migliaia di pazienti in, mi sembra, 21 paesi o giù di lì. Il rischio di violenza in un paziente che, oltre ad avere un disturbo dello spettro schizofrenico, ha anche un disturbo da abuso di alcol e di sostanze, l'odds ratio da 3,4 sale a 9. Significa 900% di maggiore rischio di violenza. Se io tratto da medico, io, Gianmarco, Alessandro, Massimo, se noi trattiamo il nostro paziente che ha un disturbo dello spettro schizofrenico, un abuso di alcol e di sostanze, una storia di violenza e quindi ha un odds ratio di 9, cioè un rischio del 900% di futuri gesti di violenza, e io tratto con successo l'abuso di alcol e di sostanze, e questo non fa più uso di alcol e di sostanze, io riduco l'odds ratio da 9 a 3. Un intervento farmacologico o chirurgico in una persona con un infarto miocardico acuto che ha un rischio di morte con un odds ratio di 9 e gli riduco con il farmaco o con un intervento sulle coronarie da 9 a 3 è un intervento salvavita. Io gli salvo la vita. Quindi, invece di negare in maniera fatua una verità per noi sgradevole, dovremmo in realtà impegnarci ad agire nelle maniere a noi possibili. Quindi, primo, garantire che pazienti che presentano un rischio di violenza rimangano in trattamento e quindi essere attivamente promotori di trattamento, non aspettare che il paziente arrivi, e se il paziente non arriva. Secondo,
trattare l'abuso di alcol e di sostanze e poi vabbè tutte le altre cose che ovviamente tutti sanno, ma questo per ribadire che anche delle verità sgradevoli possono però trasformarsi in eccellenti opportunità di trattamento e di prevenzione. Vi ringrazio. Non so se vogliamo riservare delle domande al professor De Girolamo, se qualcuno... Io ne ho una, posso farti una domanda? Ecco, la mia domanda è questa, vedo frequentemente l'utilizzo, off-label totalmente, di clozapina nei disturbi gravi di personalità, non dello spettro schizofrenico. Qual è la letteratura, cosa ci dice a riguardo sull'efficacia di questo intervento? La tua domanda è molto appropriata. La clozapina è l'unico farmaco antipsicotico per la quale è stata dimostrata un'azione sui comportamenti violenti, compresi quelli autolesivi, che è indipendente dall'attività antipsicotica. Cioè la clozapina sembra avere un'attività specifica di tipo antiaggressivo. Quindi, ad esempio, un paziente con un disturbo grave di personalità, che per esempio ha una storia di ripetuti comportamenti autolesivi, secondo me c'è un ottimo razionale per trattarlo con la clozapina. Ovviamente è una prescrizione off-label ed è particolarmente impegnativa, quindi in un caso del genere occorre un pieno coinvolgimento del paziente e dei suoi familiari per spiegargli molto bene, molto chiaramente come stanno le cose e i possibili benefici che lui potrebbe averne. E arrivo a dirti di più, tra pochi mesi, anzi no, tra poche forse settimane massimo, e non so se ci sono qui altri colleghi direttori di dipartimento, riceveranno un invito per un progetto formativo nel campo dei disturbi di personalità che noi abbiamo sviluppato nell'ambito di un progetto europeo che è stato assegnato alla Regione Lombardia, e noi come Fate Bene Fratelli abbiamo l'incarico, siccome c'è una collega che si occupa da anni in maniera splendida di disturbi di personalità, abbiamo avuto l'incarico dalla Regione Lombardia di organizzare dei micro corsi di formazione compatti in ciascuno dei 21 DSM della Lombardia, quelli che accettano ovviamente. Io mi dovrò occupare del trattamento farmacologico. Quello che io dirò è esattamente quello che ho detto qui. L'unico trattamento off-label, visto che lo sono tutti, sul comportamento etero autoaggressivo che può avere un senso forte con tutti i rischi possibili, è la clozapina. Evidenze per esempio circa l'uso larghissimo del valproato sui comportamenti aggressivi e sull'impulsività purtroppo sono pari a zero, e il valproato è un farmaco molto rischioso e i rischi del valproato sono purtroppo sottovalutati da molti colleghi e colleghe. Quindi io, tra rischio del valproato e il rischio della clozapina, preferirei, se dovessi trattare e discuterlo con il paziente e i suoi familiari, preferirei trattarlo con la clozapina.